Tornano a salire in maniera decisa i nuovi casi di Covid a Prato, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 117 contagi, un numero che non si vedeva da tempo. A parziale consolazione il fatto che anche oggi il bollettino della regione non segnala vittime pratesi, con il totale da inizio pandemia che resta fermo a 658 decessi. In Toscana sono stati invece 4 morti per Covid, 2 uomini e 2 donne, con un'età media di 79 anni e mezzo. Sale e torna sopra quota 1000 anche il numero di contagi nella regione. Sono infatti 1316 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore, su 48.847 test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,69%, 11,3% sulle prime diagnosi. Rispetto a ieri, i casi sono in crescita a fronte di oltre il triplo di test svolti. Conseguentemente il tasso di positività si è molto abbassato, visto che ieri era il 6,11%. Gli attualmente positivi sono oggi 18.181, in crescita rispetto al giorno precedente. L'età media dei contagiati è di 38 anni, con il 24% del totale rappresentato dagli under 20. Salgono anche i ricoverati negli ospedali toscani e oggi i pazienti Covid sono 424, 18 in più rispetto a ieri, di cui 61 in terapia intensiva, in questo caso il numero è stabile. A Prato sono 28 i ricoverati nelle aree Covid del Santo Stefano, 9 dei quali in terapia intensiva e 13 quelli al centro Pegaso.